Il fenomeno dell'apertura e chiusura delle attività che non di rado ha insospettito cittadini trova un epilogo in quella che è l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e Procura di Firenze circa il rapporto delle imprenditorie tessili nel comparto fiorentino e empolese. Abbiamo impiegato più di 300 militari per effettuare questa attività imponente anche con l'aiuto degli altri comandi provinciali del Comando regionale toscana. Si parla appunto dei distretti industriali che producono reddito, producono occupazione e nel momento in cui un imprenditore disonesto vi si insinua, appunto, si hanno delle conseguenze negative anche sul piano occupazionale e sul piano anche della sicurezza, perché è un presidio di legalità a 360 gradi. Sono 47 le misure cautelari e 288 gli indagati per un sequestro preventivo nella disponibilità degli stessi indagati per oltre 30 milioni di euro, una decina i commercianti italiani implicati, di cui 4 agli arresti domiciliari nel territorio empolese e che dovranno rispondere tra i vari reati di truffa aggravata allo Stato. Tre nuclei associativi sostanzialmente riconducibili agli studi professionali di commercialisti, e uno degli studi dei commercialisti operava anche un consulente del lavoro, che hanno sostanzialmente svolto un ausilio fondamentale per consentire a circa 35 imprenditori cinesi di operare nell'ombra accumulando ingenti debiti erariali per svariati milioni di euro attraverso un meccanismo di apertura e rapida chiusura delle imprese.